Celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Dica Israele che egli è buono, eterna è la sua misericordia. Apritemi le porte della giustizia, entrerò a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore, per essa entrano i scartata dai costruttori, è divenuta testata d'angolo, ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle amatissimi, giovani qui presenti e giovani nel mondo intero, con questa assemblea liturgica noi entriamo nella Santa Settimana per vivere la passione, morte e risurrezione del Signore Gesù Cristo. Come i discepoli hanno acclamato Gesù quale Messia, colui che viene nel nome del Signore, anche noi cantiamo a Lui con gioia e confessiamo la nostra fede. È Lui, la parola unica e definitiva di Dio Padre, è Lui la parola fatta carne, è Lui che ha raccontato a noi il Dio invisibile. Amatissimi giovani, soltanto mediante l'assiduità alla parola di Dio imparerete ad amare Gesù Cristo, soltanto in Lui
conoscerete la verità e la libertà. Soltanto partecipando alla sua Pasqua darete senso e speranza alla vostra vita. Fratelli e sorelle, mettiamoci alla sequela di Gesù. I rami di olivo, segno della pace messianica, e i rami di palma, segno del martirio, dono della vita a Dio e ai fratelli, con cui ora acclameremo il Messia Gesù, testimonino la nostra ferma adesione al mistero pasquale che celebriamo. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, attraverso un ramo di olivo hai annunciato a Noè e ai suoi figli l'ora della misericordia e l'alleanza con ogni creatura, e attraverso rami di alberi hai voluto che tuo figlio Gesù fosse acclamato Messia, re di pace, umile e mite, venuto per compiere l'alleanza definitiva. Benedici questi rami di ulivo e di palma e concedi ai tuoi fedeli che accompagniamo esultante il Cristo nostro Signore nel suo cammino verso la Pasqua, di giungere con Lui un giorno alla Gerusalemme del Cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E adesso il Santo Padre asperge i rami con l'acqua benedetta e il coro canta Lode a te, o Cristo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. Quando si avvicinarono a Gerusalemme,
verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi. Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio che vi sta di fronte, e subito entrando in esso troverete un asinello legato, sul quale nessuno è mai salito. Scioglietelo e conducetelo. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un asinello legato vicino a una porta fuori sulla strada, e lo sciolsero. E alcuni dei presenti dissero loro: che cosa fate sciogliendo questo asinello? Ed essi risposero come aveva detto loro il Signore, e li lasciarono fare. Essi condussero l'asinello da Gesù e vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi montò sopra. E molti stendevano i propri mantelli sulla strada e altri delle fronde che avevano tagliate dai campi. Quelli poi che andavano innanzi e quelli che venivano dietro gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Parola del Signore. Gloria a te, O Cristo. Imitiamo, fratelli carissimi, le folle di Gerusalemme che acclamavano Gesù Re e Signore. Avviamoci in pace.
cari amici, stiamo partecipando alla celebrazione eucaristica di questa Domenica delle Palme, nella 21ª Giornata Mondiale della Gioventù. Il Santo Padre in questo momento sta lasciando la capa pluviale, del pluviale che ha portato per la processione d'ingresso di questa Domenica delle Palme così significativa, e indossa la casula per la celebrazione dell'Eucaristia. Santo Padre Benedetto XVI in questo momento incensa l'altare e inizieremo la Santa Messa con la orazione colletta. Oltre ai cardinali concelebranti, come abbiamo potuto vedere, il cardinale Camillo Ruini, vicario di Sua Santità per la diocesi di Roma, si trovano anche, concelebrando con il Santo Padre, il cardinale Joachim Meissner, Monsignor Bode e Monsignor Koch, che questi giorni passati hanno anche partecipato all'incontro internazionale dei responsabili delle giornate mondiali della gioventù che ha avuto luogo a Sassone di Ciampino, in preparazione della Giornata Mondiale della Gioventù di Sydney in Australia. Vediamo adesso Monsignor Rilco, presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, incaricato delle Giornate Mondiali della Gioventù. Preghiamo, o Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione, e gli die vivere anche viverenia con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Iniziamo la liturgia della parola di questa Eucaristia. In questa Domenica delle Palme, che il Santo Padre oggi anche compie 79 anni della sua vita. La prima lettura, tratta dal profeta Isaia, sarà proclamata in lingua inglese. Non ho sottratto la faccia agli insulti né agli sputi, sapendo di non restare deluso. A well-trained tongue, that I might know how to speak to the weary. E viene proclamata da una delle ragazze provenienti di Sydney,
del comitato già di preparazione di questa giornata mondiale della gioventù. Così dice il profeta Isaia: il Signore Dio mi ha dato una lingua di iniziati, perché io sappia indirizzare allo sfiduciato una parola. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come gli iniziati. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba. Non ho saputo, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare deluso. Il canto del Salmo 21 sarà il Salmo responsoriale. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Mi scherniscono quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si è affidato al Signore, Lui lo scampi, lo liberi se suo amico. Malvagi hanno forato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, sorte, ma tu Signore non stare lontano, mia forza accorri in mio aiuto. Dio mio, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore voi che lo temete, gli dia gloria la stirpe di Giacobbe.
Arriviamo così alla seconda lettura. Tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi, che viene proclamata in tedesco da un ragazzo proveniente da Colonia, sede dell'ultima giornata del Mondiale della Gioventù. Dice così San Paolo: Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non desiderò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore a gloria di Dio Padre. Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes, des Vaters. Verbum Domini. Deo gratias. E adesso si canta l'acclamazione al Vangelo. Oggi un Vangelo particolare. Oggi sarà proclamata la passione del Signore, la passione secondo Marco. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Marco. Mancavano due giorni alla Pasqua e agli azimi, e i sommi sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di impadronirsi di Gesù con inganno per ucciderlo. Dicevano infatti: nella casa di Simone il lebroso, mentre stava a mensa, giunse una donna con un vasetto di alabastro, pieno di olio profumato di nardo genuino di gran valore. Ruppe il vasetto di alabastro e versò l'unguento sul suo capo. Ci furono alcuni che si sdegnarono fra di loro.
ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché le date fastidio, ella ha compiuto verso di me un'opera buona. I poveri infatti li avete sempre con voi, e potete beneficarli quando volete. Me invece non mi avete sempre. Essa ha fatto ciò che era in suo potere, ungendo in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che dovunque in tutto il mondo sarà annunziato il Vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai sommi sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli all'udirlo si rallegrarono e promisero di dargli denaro, ed egli cercava l'occasione opportuna per consegnarlo. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città, vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo e là dove entrerà dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza perché io vi possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala con i tappeti già pronta, la preparate per noi. I discepoli andarono ed entrati in città trovarono come aveva detto loro e prepararono per la Pasqua. Venuta la sera egli giunse con i dodici. Ora mentre erano a mensa e mangiavano, Gesù disse: in verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Allora cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: sono forse io, ed egli disse loro: uno dei dodici, colui che intinge con me nel piatto, il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Mentre mangiavano prese il pane e pronunziata la benedizione lo spezzò e lo diede loro dicendo:
prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza, versato per molti. In verità vi dico, io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi. Gesù disse loro: tutti rimarrete scandalizzati, poiché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo la mia risurrezione vi precederò in Galilea. Allora Pietro gli disse: anche se tutti saranno scandalizzati, io non lo sarò. Gesù gli disse: in verità ti dico, proprio tu oggi in questa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte. Ma egli con grande insistenza diceva: se anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano anche tutti gli altri. Giunsero intanto a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Poi andando un po' innanzi si gettò a terra e pregava che se fosse possibile passasse da lui quell'ora, e diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi, non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Allontanatosi di nuovo, pregava dicendo le medesime parole. Ritornato li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano appesantiti e non sapevano cosa rispondergli. Venne la terza volta e disse loro: dormite ormai e riposatevi, basta, è venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino. E subito mentre ancora parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani.
chi lo tradiva aveva dato loro questo segno. Quello che bacerò è lui, arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta. Allora gli si accostò dicendo: Rabbi, e lo baciò. Essi gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti, estratta la spada, colpì il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio. Allora Gesù disse loro: come contro un brigante con spade e bastoni siete venuti a prendermi. Ogni giorno ero in mezzo a voi ad insegnare nel tempio e non mi avete arrestato. Si adempiano dunque le scritture. Tutti allora abbandonandolo fuggirono. Un giovanetto però lo seguiva, rivestito soltanto di un lenzuolo, e lo fermarono, ma egli lasciato il lenzuolo fuggì via nudo. Allora condussero Gesù dal sommo sacerdote, e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi scaldandosi al fuoco. Intanto i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti attestavano il falso contro di lui, e così le loro testimonianze non erano concordi. Ma alcuni si alzarono per testimoniare il falso contro di lui dicendo: noi lo abbiamo udito. Ma nemmeno su questo punto la loro testimonianza era concorde. Allora il sommo sacerdote, levatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla, che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendo: sei tu il Cristo, il figlio di Dio benedetto? Gesù rispose: io lo sono, e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia che ve ne pare? Tutti sentenziarono che era reo di morte. Allora alcuni cominciarono a sputargli addosso, a coprirgli il volto, a schiaffeggiarlo e a dirgli: indovina! Indovina!
i servi intanto lo percuotevano. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una serva del sommo sacerdote, e vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo fissò e gli disse: anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Ma egli negò: non so e non capisco quello che vuoi dire. Uscì quindi fuori del cortile e il gallo cantò. E la serva vedendolo ricominciò a dire ai presenti: costui è di quelli. Ma egli negò di nuovo. Dopo un poco i presenti dissero di nuovo a Pietro: tu sei certo di quelli, perché sei Galileo. Ma egli cominciò a imprecare, a giurare: non conosco quell'uomo che voi dite. Per la seconda volta un gallo cantò. Allora Pietro si ricordò di quella parola che Gesù gli aveva detto: prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai per tre volte. E scoppiò in pianto. Al mattino i sommi sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo condussero e lo consegnarono a Pilato. Allora Pilato prese a interrogarlo: sei tu il re dei Giudei? Ed egli rispose: tu lo dici. I sommi sacerdoti frattanto gli muovevano molte accuse. Pilato lo interrogò di nuovo. Non rispondi nulla, vedi di quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più nulla, sicché Pilato ne restò meravigliato. Per la festa era solito rilasciare un carcerato a loro richiesta. Un tale chiamato Barabba si trovava in carcere, insieme ai ribelli che nel tumulto avevano commesso un omicidio. La folla corsa cominciò a chiedere ciò che sempre egli le concedeva. Allora Pilato rispose loro: volete che vi rilasci il re dei Giudei? Sapeva infatti che i sommi sacerdoti gliel'avevano consegnato per invidia. Ma i sommi sacerdoti sobillarono la folla perché egli rilasciasse loro piuttosto Barabba. Pilato replicò: che farò dunque di quello che voi chiamate il re dei Giudei? Ed essi di nuovo gridarono: crocifiglio! Ma Pilato diceva loro: che male ha fatto? Allora essi gridarono più forte: crocifiglio! E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio,
e convocarono tutta la corte. Lo rivestirono di porpora e dopo aver intrecciato una corona di spine gliela misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo. Salve, 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 salve. Egli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e piegando le ginocchia si prostravano a lui. Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero, e l'iscrizione della condanna diceva: il re dei giudei. Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno alla sua destra e l'altro alla sinistra. I passanti lo insultavano e scuotendo il capo esclamavano: e tu che distruggi il tempio, anche i sommi sacerdoti con gli scribi, facendosi beffe di lui, dicevano: ha salvato gli altri, gli altri. Anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Venuto mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò con voce forte: significa Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato.
Alcuni dei presenti udito ciò dicevano. Uno corse ad inzuppare di aceto una spugna e postala su una canna gli dava da bere dicendo: aspettate, vediamo se viene lì a toglierlo dalla croce. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in basso. Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: c'erano anche alcune donne che stavano ad osservare da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore di Iosef e Salome, che lo seguivano e servivano quando era ancora in Galilea, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Sopraggiunta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe di Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse morto e, chiamato il centurione, lo interrogò se fosse morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce, avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia, poi fece rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro. Intanto Maria di Magdala e Maria madre di Iosef stavano ad osservare dove veniva deposto.
parola del Signore. E adesso il Santo Padre tiene l'omelia. Cari fratelli e sorelle, da 20 anni, grazie a Papa Giovanni Paolo II, la Domenica delle Palme è diventata in modo particolare il giorno della gioventù, il giorno in cui i giovani in tutto il mondo vanno incontro a Cristo, desiderando di accompagnarlo nelle loro città e nei loro paesi, affinché Egli sia in mezzo a noi e possa stabilire nel mondo la sua pace. Se noi vogliamo andare incontro a Gesù e poi camminare insieme con Lui sulla sua strada, dobbiamo però chiedere che via è quella su cui Egli intende guidarci. Che cosa ci aspettiamo da Lui e che cosa Egli si aspetta da noi? Per capire quello che avvenne nella Domenica delle Palme e sapere che cosa essa, oltre che per quell'ora, significa per ogni tempo, si rivela importante un particolare che diventò anche per i suoi discepoli la chiave per la comprensione dell'evento, quando, dopo la Pasqua, ripercorsero con uno squadro nuovo quelle giornate tumultuose. Gesù entra nella città santa cavalcando un asino. L'animale cioè della semplice gente comune della campagna e per di più un asino che non gli appartiene ma che egli per questa occasione chiede in prestito. Non arriva in una sfarzosa carrozza regale, non a cavallo come i grandi del mondo, ma su un asino preso in prestito. Giovanni ci racconta che in un primo momento i discepoli questo non capirono. Solo dopo Pasqua, ci dice, si accorsero che Gesù, agendo così, dava compimento agli annunci dei profeti, capirono che il suo agire derivava dalla parola di Dio e la portava al suo adempimento. Si ricordarono, così dice Giovanni, ricordarono che nel profeta Zaccaria si legge: «Non temere, figlia di Sion, ecco il tuo re viene seduto sopra un puledro d'asina». Per comprendere il significato della profezia e così dello stesso agire di Gesù, dobbiamo ascoltare il testo intero di Zaccaria che continua così.
farà sparire i carri da Efraim, i cavalli da Gerusalemme, l'arco di guerra sarà spezzato, annunzierà la pace alle genti. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume ai confini della terra. Con ciò il profeta afferma tre cose sul re Venturo. In primo luogo dice che egli sarà un re dei poveri, un povero tra i poveri e per i poveri. La povertà si intende in questo caso nel senso degli anavim di Israele, di quelle anime credenti ed umili che incontriamo intorno a Gesù nella prospettiva della prima beatitudine del discorso della montagna. Uno può essere materialmente povero, ma avere il cuore pieno di bramosia della ricchezza e del potere che deriva dalla ricchezza. Proprio il fatto che vive nell'invidia e nella cupidicia dimostra che egli nel suo cuore appartiene ai ricchi, desidera di rovesciare la ripartizione dei beni, ma per arrivare ad essere lui stesso nella situazione dei ricchi di prima. La povertà nel senso di Gesù, nel senso dei profeti, presuppone soprattutto la libertà interiore dall'avidità di possesso e dalla smania di potere. Si tratta di una realtà più grande di una semplice ripartizione diversa dei beni che resterebbe però nel campo materiale, rendendo anzi i cuori più duri. Si tratta innanzitutto della purificazione del cuore, grazie alla quale si riconosce il possesso come responsabilità, come compito verso gli altri, mettendosi sotto gli occhi di Dio e lasciandosi guidare da Dio, da Cristo, che essendo ricco si è fatto povero per noi. La libertà interiore è il presupposto per il superamento della corruzione e dell'avidità che ormai devastano dappertutto il mondo. Tale libertà può essere trovata soltanto se Dio diventa la nostra ricchezza. Può essere trovata soltanto nella pazienza delle rinunce quotidiane nelle quali essa si sviluppa come libertà vera. Al Re che ci indica la via verso questa meta, Gesù. A Lui acclamiamo nella Domenica delle Palme, a Lui chiediamo di prenderci con sé sulla sua via. Questa è la prima cosa che ci indica il testo del profeta in riferimento a Gesù. Come seconda cosa, il profeta ci mostra che questo re sarà un re di pace. Egli farà sparire i carri da guerra, i cavalli da battaglia, spezzerà gli archi ed annuncerà la pace. Nella figura di Gesù questo si concretizza mediante il segno della croce. Essa, la croce, è l'arco spezzato. In certo qual modo il nuovo vero arcobaleno di Dio che congiunge il cielo e la terra e getta un ponte sugli abissi e tra i continenti. La nuova arma che Gesù ci dà nelle mani è la croce,
segno di riconciliazione, di perdono, dell'amore che è più forte della morte. E ogni volta che ci facciamo il segno della croce, dobbiamo ricordarci di non imporre all'ingiustizia un'altra ingiustizia, alla violenza un'altra violenza, ricordarci che possiamo vincere il male soltanto con il bene e mai rendendo male per male. La terza affermazione del profeta è il preannuncio dell'universalità. Dice Zaccaria: il regno di questo re della pace si estende da mare a mare fino ai confini della terra. L'antica promessa data ad Abramo e ai padri, promessa che avranno una terra, questa antica promessa della terra viene qui sostituita da una nuova visione. Lo spazio del re messianico non è più un determinato paese che poi si separerebbe necessariamente dagli altri e quindi inevitabilmente prenderebbe anche posizione contro altri paesi. Il suo paese è la terra, il mondo intero, superando ogni delimitazione, egli nella molteplicità delle culture crea unità. Penetrando con lo sguardo le nubi della storia che separarono il profeta da Gesù, vediamo in questa profezia emergere da lontano la rete delle comunità eucaristiche che abbraccia la terra, tutto il mondo, una rete di comunità che costituiscono il regno della pace di Gesù da mare a mare fino ai confini della terra. In tutte le culture e in tutte le parti del mondo, ovunque nelle misere capanne, nelle povere campagne, come anche nello splendore delle cattedrali, egli viene. Dappertutto egli è lo stesso, l'unico. E così tutti gli oranti radunati nella comunione con lui sono anche tra di loro uniti insieme in un unico corpo. Cristo domina, facendosi egli stesso il nostro pane e donandosi a noi. È in questo modo che egli costruisce il suo regno. Questa connessione diventa del tutto chiara nell'altra parola antico testamentaria che caratterizza e spiega la liturgia della Domenica delle Palme, e già il giorno stesso, il primo della Domenica delle Palme. La folla acclamò Gesù: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Questa parola, presa dal Salmo 117, fa parte del rito della festa delle capanne, durante il quale i fedeli si muovono in giro tondo intorno all'altare, portando nelle mani rami composti da palme, mirte e salici. Ora la gente eleva questo grido davanti a Gesù con le palme in mano, davanti a Gesù nel quale vede colui che viene nel nome del Signore. Questa espressione colui che viene nel nome del Signore era infatti diventata da molto tempo la designazione del Messia. In Gesù riconoscono colui che veramente viene nel nome del Signore e porta la presenza di Dio in mezzo a loro. Questo grido di speranza di Israele.
Questa acclamazione a Gesù durante il suo ingresso in Gerusalemme, con buona ragione, è diventata nella Chiesa l'acclamazione a colui che nell'Eucaristia viene incontro a noi in modo nuovo. Salutiamo con questo saluto sana benedetto colui che viene. Salutiamo che in carne e sangue ha portato la gloria di Dio sulla terra. Salutiamo colui che è venuto e tuttavia rimane sempre colui che deve venire. Salutiamo colui che nell'Eucaristia sempre di nuovo viene a noi nel nome del Signore, congiungendo così nella pace di Dio i confini della terra. Questa esperienza dell'universalità fa parte essenziale dell'Eucaristia. Poiché il Signore viene, noi usciamo dai nostri particolarismi esclusivi ed entriamo nella grande comunità di tutti coloro che celebrano questo santo sacramento. Entriamo nel suo regno di pace e salutiamo in lui in certo qual modo anche tutti i nostri fratelli e sorelle ai quali egli viene per divenire veramente un regno di pace in mezzo a questo mondo lacerato. Tutte e tre le caratteristiche annunciate dal profeta: povertà, pace, universalità, sono riassunte nel segno della croce. Per questo, con buona ragione, la croce è diventata il centro delle giornate mondiali della gioventù. C'è stato un periodo, e non è ancora del tutto superato, in cui si rifiutava il cristianesimo proprio a causa della croce. La croce parla di sacrificio, si diceva, la croce è segno della negazione della vita. Noi invece vogliamo la vita intera senza restrizione, senza rinunce. Vogliamo vivere nient'altro che vivere. Non ci lasciamo limitare da precetti, divieti. Noi vogliamo ricchezza e pienezza. Così si diceva e si dice ancora. Tutto ciò suona convincente e seducente. È il linguaggio del serpente che ci dice: non lasciatevi impaurire, mangiate tranquillamente di tutti gli alberi del giardino. La Domenica delle Palme però ci dice che il vero grande sì è proprio la croce, che proprio la croce è il vero albero della vita. Non troviamo la vita impadronendoci di essa, ma donandola. L'amore è un donare se stessi e per questo è la via della vita simboleggiata nella croce. Oggi la croce, che è stata ultimamente al centro della giornata mondiale della gioventù a Colonia, viene consegnata ad una apposita delegazione perché cominci il suo cammino verso Sydney, dove nel 2008 la gioventù del mondo intende radunarsi nuovamente intorno a Cristo per costruire insieme con Lui il regno della pace. Da Colonia a Sydney, un cammino attraverso i continenti e le culture, un cammino attraverso un mondo lacerato e tormentato dalla violenza. Simbolicamente è il cammino indicato dal profeta da mare a mare
dal fiume sino ai confini della terra. È il cammino di colui che nel segno della croce ci dona la pace e ci fa diventare portatori della riconciliazione e della sua pace. Ringrazio i giovani che ora porteranno per le strade del mondo questa croce. Porteranno questa croce nella quale possiamo quasi toccare il mistero di Gesù. Preghiamolo perché nello stesso tempo Egli tocchi noi ed apra i nostri cuori affinché, seguendo la sua croce, noi diventiamo messaggeri del suo amore e della sua pace. Amen. Con questo invito del Santo Padre è finita l'omelia e adesso proclameremo insieme la nostra fede con il canto del Credo. Spirito Santo, ex
Fratelli e sorelle, nel suo esodo pasquale, Cristo si è fatto intercessore presso il Padre per tutti gli uomini peccatori. Uniamo le nostre voci alla sua preghiera, chiedendo la sua benedizione su tutta la Chiesa e la salvezza per tutti gli uomini. Oremos por la Santa Iglesia presente en el mundo. In spagnolo chiedono: preghiamo per la Chiesa Santa presente nel mondo, quale sposa fedele di Cristo, ancora separati tra loro, assidui all'ascolto del Vangelo e dell'insegnamento degli Apostoli, ritrovino la comunione visibile voluta dal Signore Gesù. Ci hai donato la tua parola unica e definitiva, concedici di ascoltarla, meditarla e contemplarla con amore, affinché possiamo realizzarla con fedeltà nella nostra vita personale ed ecclesiale, per Cristo nostro Signore. Amen. Inizia in questo momento la liturgia eucaristica. E mentre vengono portate al Santo Padre le offerte per il sacrificio, il coro esegue il canto di offertorio, umiliò se stesso. Oh,
l'altare pronto per il sacrificio eucaristico. Sono state già portate tutte le offerte al Santo Padre. Tra queste offerte, il pane, il vino e l'acqua, che saranno la materia di questo sacrificio eucaristico del quale noi tutti potremo partecipare. Il Signore che si dona a noi come il pane e il vino, il corpo e il sangue, per darci a tutti noi la sua vita, è quella vita che, come abbiamo ascoltato oggi e come il Santo Padre ha ripetuto nella sua omelia, è stata offerta nella croce per amore di tutti gli uomini. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Dio Onnipotente, la passione del tuo unico Figlio affretti il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere, ma lo tenga dalla tua misericordia questo unico mirabile sacrificio
per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, di onnipotente ed eterno per Cristo nostro Signore. Egli, che era senza peccato, accettò la passione per noi peccatori e, consegnandosi a un'ingiusta condanna, portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi mestieri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tutti eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Benedetto, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audimus dicer. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni
e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace. Secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un segno di riconciliazione e di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Corpus Christi, questo di me invita. La tribolazione.
stiamo per concludere la distribuzione della comunione tra tutti i fedeli partecipanti e già sono pronti sul sacrato alcuni giovani tedeschi che consegneranno la croce del Santo e l'icona della Beata Vergine Maria ad un gruppo di giovani provenienti dall'Australia, paese in cui si celebrerà nel 2008 la 23ª giornata mondiale della gioventù. Preghiamo, o Padre, che ci hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo Figlio, ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. E ci prepariamo per la consegna della croce e anche dell'icona, come già vi dicevo prima, croce e icona che sono il simbolo di queste giornate mondiali della gioventù che, come ha detto il Santo Padre nella sua omelia, sono iniziati 20 anni fa. Adesso il Santo Padre ci indirizzerà un saluto prima della recita dell'Angelus. Fratelli e sorelle, tra poco una delegazione di giovani tedeschi consegnerà ai coetanei australiani la croce delle giornate mondiali della gioventù. È la croce che l'amato Giovanni Paolo II ha affidato ai giovani nel 1984. E l'ha affidato affinché la portassero nel mondo
quale segno dell'amore di Cristo per l'umanità. Saluto il cardinale Joachim Meissner, arcivescovo di Colonia. E il cardinale George Pell, arcivescovo di Sydney. Che hanno voluto essere presenti a questo momento così significativo. Il passaggio della croce, dopo ogni incontro mondiale, è diventato una tradizione nel senso proprio della parola tradizio, cioè una consegna altamente simbolica da vivere con grande fede, impegnandosi a compiere il cammino di conversione sulle orme di Gesù. Questa fede ce la insegna Maria Santissima, che per prima ha creduto e ha portato la sua propria croce insieme al Figlio, gustando poi con lui la gioia della risurrezione. Perciò la croce dei giovani è accompagnata da un'icona della Vergine che riproduce quella di Maria Salus Populi Romani, venerata nella Basilica di Santa Maria Maggiore, la più antica basilica dedicata alla Madonna in Occidente. La croce è l'icona mariana delle giornate della gioventù. Dopo aver fatto tappa in alcuni paesi dell'Africa per manifestare la vicinanza di Cristo e della sua madre alle popolazioni di quel continente provate da tante sofferenze, dal prossimo febbraio saranno accolte in diverse regioni dell'Oceania, per attraversare quindi le diocesi d'Australia e giungere infine a Sydney nel luglio 2008. Si tratta di un pellegrinaggio spirituale? Un pellegrinaggio spirituale che vede coinvolta l'intera comunità cristiana e specialmente i giovani. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors here this Palm Sunday. When we acclaim Jesus, model of humility, our Messiah and King, in a special way, I greet Cardinal George Pell, Archbishop of Sydney, and the young Australians with him. May they be assured of the support and spiritual accompaniment of all of us as they prepare to host World Youth Day 2008. Upon each of you present and your families, I invoke God's blessings of strength and wisdom. Von Herzen grüße ich alle deutschsprachigen Pilger. Sì, es sind viele, danke. Besonders grüße ich natürlich euch, liebe Jugendliche, die ihr hier seid, um gemeinsam mit Kardinal Meissner, dem Erzbischof von Köln, das Weltjugendtagskreuz und die Ikone der Gottesmutter euren australischen Freunden zu übergeben. Diese beiden Symbole der Weltjugendtage sollen auf ihrem Weg durch Länder und Kontinente eine Spur der Gnade hinterlassen und möglichst vielen Menschen den Sinn ihres Lebens finden helfen. Euch allen gebe und erhalte der Heilige Geist einen festen und lebendigen Glauben. Er schenke ich euch Freude im Zeugnis für die Liebe Christi
vor allen Menschen. Der Herr segne euch auf allen euren Wegen und besonders in dieser heiligen Woche auf Ostern hin. À vous, chers jeunes francophones. J'adresse mon cordial salut. Que la croix de Jésus, signe de l'amour de Dieu pour l'humanité, vous accompagne dans toute votre vie. Qu'elle soit le symbole de l'espérance que vous anime et de la foi qui vous fait progresser avec l'aide de Marie sur le chemin de la conversion du cœur. À tous, je souhaite une bonne semaine sainte. Saludo a los peregrinos de lengua española. Particularmente a los jóvenes. Que la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud sea siempre el signo del amor de Cristo por la humanidad. Llevadla en vuestros corazones y mostradla a todos, especialmente a vuestros compañeros, como instrumento de salvación. Que la Virgen María os acompañe en este camino de conversión y esperanza. Saúdo con grande afecto a los jóvenes de lengua portuguesa aquí presentes. Convido a todos a clamar a Cristo, luz y vida dos hombres, y a escuchar con viva admiración sus palabras de paz y de reconciliación. Tende confianza y vence el mundo. A ti, Sidney, si Dios quiser. Serdeczne pozdrawiam obecnych tu Polaków. A szczególnie młodzież, za chwilę młodzi Niemcy przekażą ich rówieśnikom z Australii, Krzyżwian, Towego, Dnia Młodzieży i obraz Matki Bożej, symbole wiary, pokoju między narodami. Niech krzyż Chrystusa przemienia wasze życie, Matka Boża, której was polecam, niech was prowadzi. Niech Bóg wam błogosławi. E dopo che il Santo Padre ha salutato nelle diverse lingue, fratelli e sorelle di lingua italiana, nella cornice, grazie, nella cornice degli ulivi che vediamo qui, offerti sono questi ulivi dalla regione Puglia. In questa bellissima cornice preghiamo con fede il Signore perché questa croce e questa icona siano strumenti di pace e di riconciliazione tra le persone e i popoli. Invochiamo l'intercessione della Vergine Maria sul nuovo pellegrinaggio che oggi inizia affinché sia ricco di frutti. Viene adesso la consegna della croce e dell'icona ai giovani di Sydney in Australia da parte dei giovani di Colonia in Germania. Colonia che è stata la sede dell'ultima giornata mondiale della gioventù che ha avuto luogo l'anno passato, il 2005.
Adesso salutiamo la Madonna con la preghiera dell'Angelus. Angelus Domini nunziavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur,
per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Amen. Il Santo Padre imparte la sua benedizione. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Cari amici, siamo arrivati alla fine di questa solenne celebrazione eucaristica della Domenica delle Palme di questa Settimana Santa del 2006 e abbiamo potuto vivere tutti con grande emozione questo passaggio della croce e l'icona della Salus Populi Romano, copia di questa icona così tanto venerata a Roma, la Basilica di Santa Maria Maggiore, che sono il simbolo, come ha detto il Santo Padre, il simbolo delle giornate mondiali della gioventù istituite da Giovanni Paolo II, dal nostro compianto Papa defunto, più di 20 anni fa. Celebriamo in questa occasione la 21ª giornata mondiale della gioventù. Questo passaggio della croce che abbiamo vissuto è stata fatta in questo anno dai giovani tedeschi, quelli della diocesi di Colonia, sede dell'ultima giornata mondiale della gioventù, ai giovani australiani di Sydney, dove avrà luogo la prossima grande giornata nel 2008. È stato senza dubbio un momento di forte emozione che segna materialmente un passaggio di testimone tra i giovani del mondo e, come anche il Santo Padre ci ha detto, che prima di raggiungere l'Australia però la croce affronterà un nuovo importante cammino, il pellegrinaggio in Africa, per il quale rimanda, in un apposito momento anche di riflessione, anche di presenza non solo della croce ma anche dell'icona della Madonna, come ha detto il Santo Padre, per benedire alle genti di quel continente. L'intuizione dell'anno santo dal Papa Giovanni Paolo II, che attraverso le giornate mondiali della gioventù ha reso evidente il particolare rapporto tra la Chiesa e i giovani e che prosegue il suo più che ventennale cammino in tutto il mondo, aprendosi a nuovi continenti. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Questo è il tema della giornata mondiale della gioventù di questo anno 2006, che è stato illustrato da Benedetto XVI nel suo primo messaggio ai giovani del mondo, promulgato il 22 febbraio scorso. Il documento riprende le vie tracciate dalle giornate mondiali della gioventù di Colonia, ma ci fa anche intraprendere
come scrive il Santo Padre, un ideale pellegrinaggio verso l'incontro mondiale dei giovani che avrà luogo a Sydney nel luglio 2008. Ci prepareremo a questo grande appuntamento, diceva Benedetto XVI, riflettendo insieme sul tema lo Spirito Santo e la missione attraverso tappe successive. Questo anno, 2006, l'attenzione si concentrerà sullo Spirito Santo, Spirito di verità. L'anno prossimo, 2007, mediteremo, diceva il Papa, su un versetto del Vangelo di Giovanni: come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Giungeremo infine all'incontro mondiale del 2008, che avrà per tema "Avrete forza dallo Spirito Santo, che scenderà su di voi e mi sarete testimoni". Lo Spirito Santo, forza che vivifica con la verità, l'amore, la fortezza e la testimonianza, ci rende capaci di proclamare senza timore il Vangelo sino agli estremi confini della terra. Questo è parte di questo messaggio per la 21ª giornata mondiale della gioventù, scritto dal Santo Padre ai giovani. Santo Padre che oggi nelle diverse lingue ai pellegrini, prima della preghiera dell'Angelus, ha invitato a tutti, perché la croce e l'icona di questa giornata mondiale della gioventù siano strumento di pace e di riconciliazione tra le persone e i popoli. E per questo ci ha invitato a invocare l'intercessione della Vergine Maria sul nuovo pellegrinaggio che è iniziato già oggi, con questo passaggio della croce e dell'icona, che speriamo, si augurava anche il Santo Padre, sia ricco di frutti. Cari amici, stiamo già arrivando alla fine della nostra trasmissione. Cominciamo questa settimana grande della nostra fede, la Settimana Santa. Anche il Santo Padre nell'omelia ci invitava a vivere con intensità questo cammino che ci porta al Calvario,